Quindi iniziamo con questo coso qua. Vediamo un po' che cosa, che, quale stronzata ho detto il 2 di gennaio 2020, quando vi ho parlato del nostro 2020. Ah, c'era ancora quella vecchia, oh. Beh, giustamente. Mamma mia, sì. Siamo diventati mono Destiny, passatemi il termine. Negli ultimi mesi siamo diventati mono Destiny, quindi eravamo qui già a lamentarci, raga. Mi sa che ne è cambiato, mi sa che noi facciamo il giorno rewind, ma mi sa che ne è cambiato un cazzo. Credo anche di cringe. Su PS4 grazie al cross save, quindi in modo da poter accontentare più richieste possibili. Quindi in teoria la PS4 non ce l'ho più, la PS4. Scusate, raga, Eliana, avevamo già provato tempo fa. Oh, mazza che enfasi che ci hai messo, però, eh. Oh, auguri se non ci vediamo, eh. Oh, auguri. Ma perché non facciamo una diretta stasera con la mia? Però io ho 11. Ma perché sti ragazzi devono sempre vedere soltanto il tuo busto? Perché stasera, adesso mi vado a sistemare, stasera poi ci vediamo. Vi va di fare una diretta? Ci sono anche io. Andrea, sennò io alle 10 vado a dormire. Guarda che Audrey penso stia mangiando qualcosa. Ma non te fai il bidet addosso a me, però, Audrey? Cioè, un vitello, regà, un vitello è diventato. Ma sì, mangiati il microfono. Ormai è un pony. Ah, bella questa, regà. Ma ricordate sta clip? Negli uffici camperano di solito, regà. No, fidati che camperano nei banchi. Se le porte sono chiuse, perché io qua scavo sotto adesso sto arrivando. Siete fermi, regà. Sì. Porca, eccolo là. Ma morto che so io, Comper di... Sei fermo? No. Sì, sei fermo, sei, vabbè. Un camperò nei banchi. Povero Comper, regà. Se le porte sono chiuse, vuol... Perché io qua scavo sotto adesso sto arrivando. Ok, non c'è. Oh. Ma che cazzo fai, Blair? No. Anche all'infuori. Ma sbaglio, ero più magro. Designi, quindi sarà interessante capire se faranno anche dei cambiamenti a questi talenti. Se nel caso si potrebbero... Che altro c'è? Le prove di Osiride stanno tornando. Attenzione. Sì, poteva essere un problema. Ma sbaglio, tipo andavo al doppio della velocità di adesso, raga. Mi sono anche invecchiato. Riguardo, io non ce l'ho più sti riflessi. L'anno scorso ero più veloce. Valutare... Mamma mia, raga. Guarda che roba. Questo è un video top, raga. Arrivano le fondamenta empire. La frattalina. Anthem Next. Signori cari, febbraio. 11 febbraio 2020. Anthem Next. Si farà. Questa è l'ultima volta di Anthem in live. Possibile. Per far mettere in... Vi vorrei far vedere la mia faccia. Di Anthem e del gioco stesso. E quello che hanno in mente sarà una cosa che va oltre. La si parla, non so se è impegno di un Anthem 2.0 o Next o altro. Poi passiamo a marzo. Vabbè, le clip del mese di marzo, poi sinceramente non me lo ricordo. Ah, questa me la ricordo, regà. Direi di sì, altrimenti sarei già morto. È un cadavere, sì. Questo è Thor, parlami. Mamma mia, questa è storica, regà. Non so se c'è l'amico, occhio. Che cazzo spari, Thor? Thor, parlami, ti prego. Thor, parlami. M'ero mutato un attimo, cazzo. C'è un altro? Tra dove? Destra in mezzo agli uffici, cazzarola. Ma di fronte? Ce n'è un altro oltre. Oddio, Thor, su Tarkov, bel top, raga. Ho sparato destra. Comunque mi so tirato. Porco. No! Che cosa è successo? Mi si è frizzato il gioco. Oh, ma Dio santo. Oh no, io Andrea. Oh, non t'ho preso, non t'ho preso. Quello nel bagno, raga. Questo è un cheater. T'ho preso. Non t'ho preso. Non porco t'ho due d'ora, scusa. La granata no, raga. Arriverà anche Baby Gorilla, raga. No, fermo Black. Oh! Giorno, guarda, oddio. guardate. Madonna, raga, stavo facendo late. Mamma mia. E ti cazzo che vi lagga l'estrazione per sbaglio, sono avanti. Copro dietro. Dietro di noi. Ero io. No, sono io. Cazzo.
minchia, sciottato. Ho detto sto guardando io dietro dove siamo arrivati. Questi sono i primi. Sto guardando. Questi sono i primi esi dei Gomber, raga. Sentite con quale enfasi. Dove siamo arrivati? Con quale enfasi i primi esi dei Gomber. Dai è Black. Dai è Black, sei tutti noi. Ese! Ma vabbè, no comment. Il glitch. Che dai. Oh, Avex, su. Non ho colpi. Ho la cosa. Per dire a Sarmi. No! È vero Thor, è vero. Ottimo. Guarda come ti bag il maledetto. Però ci guardiamo le clip di aprile. È vero, c'è stata anche la piccola parentesi di Remnant a marzo, raga. Col DLC. Io casco sempre di sotto. Ma cos'è? Cos'è? Che vuoi raccontare? Non ho capito. No, stavo dicendo che avete sentito perché Andrea è venuto e lei mi ha rimproverato. Non hanno sentito che niente. Che stavo urlando. Ah no, se non hanno sentito. Colpa. Però ho sentito posso... io. La pecora. Che pecora? Che sarà mai? Elia, non si possono dire queste cose su Twitch. Di nuovo, raga, mi scuso. Mi scuso pubblicamente. Posso, si può. No, Twitch l'ho detto io. Sì, Twitch l'ho detto io. Ma no, che non mi bannano. Però linguaggio li ha. Se stai a fare i glutei, non è all'amica tua, non è che gli devi dire mettiti a pe... Gli dici mettiti in ginocchio. Casual barbo. Senti, vai di là. Vi ricordate quando Destiny era buggato e c'avevamo tutti il potere a zero? La fase è lì. No, chi è che mi ha spinto? Chi è che mi ha spinto? Chi è che mi ha spinto? Era solo. Aspetta, aspetta, aspetta. Ce lo guardiamo dopo, Thor. Arrivo. A me che tanto è finito questo. Dammi da video. Io paro, raga. Questo sta a spararmi. Ah, Cristo. No, Dan. Ho capito dove. Allora, eravamo su riserve da scav. Vi racconto. C'era un tipo sulla torre. Decidiamo di pusharlo in questo modo. Mannaggia la. No, ma Thor, ma dimmelo che c'è Conver che dice cose strane, però. Ma perché? Ma che cazzo? Ma proprio. All'ultimo dell'anno. E niente. Questo è stata non ho... Com'è il video dopo? Thor? Guardate sto poraccio adesso. Conoscete tutti i suoi. Taca. Ucciso. Clippala, Blacky, mandala. No, vabbè, cioè. Poraccio, raga. Eccolo qua, il primo live event, la distruzione dell'onnipotente. Il primo live event, raga, la distruzione dell'onnipotente. Ne abbiamo parlato un botto. Di rifugio. Dai, vedi, c'era pure sta roba, delle animazioni, dell'onda d'urto. Era tutto un po' più figo, insomma. Ci ha spinto a tutto. Comunque sì, ci sta. Secondo me live event è una roba centrata che dovrebbero fare qualcosa di più. Questo è di giugno. Che sta, quante stronzate che sta di giorno che non ci capisce. Adesso ti parlerò senza peli. Ma cos'è questa cosa? La pubblicità con quel tipo lì mi mette un po' d'ansia. Oh, The Last of Us, sì, raga. Sì, giugno, sì, è vero. Porco mondo. Giocone, raga. Oh. Eccolo, raga, il raid di DD2. Qui era tardi, qui era sera tardi perché non ho la webcam, raga. Morozova. Ma che cazzo fai? Oliva, è a destra. Come a destra? No. Dai, Oliva che sbaglia a tirare i missili. Altro razzo. Niente, raga. No, non l'ha fatto. 3, 2, 1. È Oliva, Oliva. 3, 2, 1, via. No, questo va ammazzare. No, raga, controlla. Oliva per mastunnato. Ma che cazzo? Dovete ammazzare il mob a destra, no? Gli fa fare la leva. Ma non sperdato, come cosa? Dovete fare il mobetto a destra. Why is my stepmom so obsessed with that zucchini? What the fuck is this? I love it. How did you know my favorite color? Your son told me. Don't do that. Don't do what?
Cos'è mymystepmom.com? Ma che cazzo è? Oh, the rest of your stuff will come today at 4, right? No, io skip, raga, ho paura come sta per c'è. Ah, qui c'erano i fails della Solo Flawless. Stop. Qui sono morto dai mobetti, me lo ricordo. Erano troppi. Com'è che mi ricordo tutto? I fail me li ricordo tutti. Che c'è? Che c'è? Che c'è? Che vuol dire? Me lo ricordo ancora sto pezzo. C'è stava Eliana con un'amica sua a casa che stavano parlando dei tempi del liceo. Oddio, e facevano l'appello. Ti ricordi quello? Ti ricordi quell'altro? Ce l'avevo accanto che mi parlavano e mi dice: no, ma ti ricordi quello? Come si chiamava quello che stava al terzo banco? Tipo quasi così. Tua. E a un certo punto io ho sbroccato. Poi andiamo avanti, raga. No, siamo a luglio in realtà. Luglio. Canto di sabato, Marvel's Avengers Beta. Ah, da qui inizia, raga. Leviatano. Il mio nuovo studio, ah è vero, poi c'è pure Fall Guys, bello Fall Guys, oh. Peccato, ci abbiamo fatto un video solo. Vediamo un po' che cosa abbiamo giocato ad agosto, va. È a casa, fa la spesa, le pulizie, le commissioni, fa tutto lui, non mi pare. Una delle rare volte in cui Diana si è palesa in stream. Che cazzo fai? No, qua quando mi ha tirato l'acqua. Questa è colpa di Omashi. O ti fraci qua a te. Stavo mangiando il gelato. Vino per terra, l'hai buttata tutta. Poi capirai. Poi ti lascio immaginare Eliana come mi ha tirato l'acqua. Quello è un bicchiere intero. Metà mi è finito addosso, metà è finito per terra. Cioè, se c'è dei conti buoni, ti buca comunque. Madonna, guarda questo. Guarda questo come era pizzato. È? Dio santissimo. Hai il chest one it. Occhio. This is how fast YouTube is with Brave. Notice how there's no comunque, regà. Gira che te rigira. Darkov è l'unico gioco che mi fa bestemmia. Ma è un best of o è solo un. Mi ha ucciso! Ah, perché c'è Baby Gorilla? Mazza, regà. Eravamo straequipati. Dato con colpi BP. Ci guardiamo solo l'ultimo pezzo. L'hai chiamato tu? Cosa? Sì. Alright. Cioè, eccolo, senti che scende le scale, sentilo. Corri dentro, veloce. Oh my god. Chiudi sta porta, è qui fuori. Oh, granata dentro. Mi fa male ancora adesso, raga. Fa male ancora adesso. Mi ha ucciso. No, è passata nella porta. A 0-3. 0.3. A 0-3 è esplosa, raga. Sono morti. Incredibile. Ma è passata nella porta. No, granata dentro. Però fa tanto ride. Non so se ride o piange, raga. Oddio santo, che nervosismo incredibile. Mancavano 0.3 secondi. Guarda, a 0.2 secondi. Ero contento. Ah, non si vede, aspetta. Guarda, 0.2 secondi, questa è la mia faccia. Eri felice. Ero felice, regà. Anche dopo, ci metto un po' a realizzare, eh? Dalla mano che è piena di sangue non te ne eri ancora reso conto. Guarda come si abbassa la faccia. Che tragedia, raga. Tragedia proprio. Questo lo devi mettere al rallentatore nel best of. Questa la devo al rallentatore. Dio santo. Baby Gorilla, raga. Miglior momento del 2020. Arriviamo a settembre, raga. Con cacciatori, nuove armature. Ah, è vero, guardate un po' chi c'è qua. Guarda quanto ero piccola. Elia. Ti ricordi Odri così? Guardala. Ho fatto un solo video, è vero. Che buona. Si è fatta 10 volte tanto. Deve ancora finire di crescere. Preparazione al DLC, ride, live event in arrivo. Mod, tutti ovviamente le mod, le esotiche, insomma, ottobre è stata una preparazione anche a livello di content su Destino.
da novembre in poi praticamente è solo ed esclusivamente Destino, con tutto il coverage che abbiamo fatto su Oltre la Luce e non solo. Dal punto di vista dei numeri, se vogliamo parlarne, è stato penso uno dei nostri migliori anni, con novembre che è stato uno dei migliori mesi che abbiamo mai fatto qui su Twitch e anche su YouTube, anche grazie al buon Mirko che mi ha dato una mano su YouTube per fare tutto il coverage che è servito per oltre la luce. Quello che vi posso dire, è che comunque in ogni caso durante tutto il 2020 ci siamo divertiti.